notizie dell'Italia. Buongiorno a tutti. Beh, sono una giornata un po' uggiosa. Finalmente. No, dico tirava del vento. Tirava del vento. Siamo! Eccoci qua, ragazzi, dall'Angela Edicola Tabaccheria, mitici. Dobbiamo ringraziare per la loro mega ospitalità. Ciao, ci abbiamo una vilina. Ragazzi, guardate, veramente grazie. Intanto noi Gualdi da Mura continuiamo ad ingrassare come solito. Grazie all'Angela, grazie a tutti. Ciao, strana coppia! Eccoli lì, grande. Ciao, strana coppia! Ci sono anche stamattina. Tu pensavi non ci fossero, invece ci sono. Vabbè, sai che la speranza è sempre l'ultima a morire, però. Ragazzi, cantanti da parcheggio con l'hashtag davanti, trovate tutti i clipini, tra l'altro da vedere e da seguire. Sandro e Steve, buongiorno. Che so, Mari, che so. Buongiorno. Stamattina la I. Sì. Eh? Sì. Ragazzi, siamo molto rapidini, come? Sì. Non si sente. Ecco qua, adesso si sente. Ok. Questo è uno dei più brutti collegamenti degli ultimi 50 anni. Allora, dove siete? Allora, siamo alla tabaccheria dall'Angela, dalla Cri Borgatti, qui a Corpoleno a 100. Allora, ragazzi, pensate che ieri sera io ero a Corpoleno. Ma chi se ne frega? Pensate, in palestra a Corpoleno. Potevi stare qua, così stavamo tutti insieme. No, ma io non vi voglio neanche vedere, guarda. Cioè. Allora, senti, Sandro, le tue microsfighe che ormai sono diventate un must di questo collegamento, che cosa ti è capitato? Si sente male stamattina, io provo a raccontarvela. Comunque, tu racconta. Eravamo davanti a una pizzeria al taglio dei miei amici, prima di infilarmi il pezzo di pizza al taglio in bocca è passato un piccione, aveva già il carrello giù, mi ha sganciato una bomba sulla pizza. Anola gay c'era scritto anche sopra. proprio prima di metterlo in bocca, un attimo prima. Beh, aveva un certo retrogusto, però la pizza era comunque speciale, dai. No, l'ho buttata via ovviamente. Non ci credo che tu l'abbia buttata via, visto le dimensioni. Vabbè, dai. La canzone a chi vi siete ispirati stamattina? Allora, stamattina la canzone è per Alfano, ovviamente ho scritto la canzone su Alfano, sulle note della canzone del telefilm famoso Morchi e Mindi. Perfetto, Alfano, gli Alfagnani. Ah, gli Alfagnani, perché è vero che sembrano degli extraterrestri. Hai ragione. Sentiamo, vai. Come ieri, andiamo. Eccola qua. Alfano King, ma anche Alfano Kong. Alieno sì, tra gli Alfagnani e il boss. Alfano, Ano, no, tutti Alfano, Alfano, Ano, anche a Marotta, Alfano, Ano, dai non essere arrabbiato, tanto giovedì in diretta canteremo anche per Renzi. Ecco. E come alieni con la coda che le infilano nel naso, anche i bisonti in Minnesota, dritti in piedi gridano Alfano! Cioè, Alfano Ano non era, però è vero che finiscono tutti per Ano, gli Alfaniani, i Renziani, ecco, i Cooperiani, ecco. Magari fate anche una canzone per Cooperlo, perché insomma. Grazie ragazzi. Va bene, ragazzi. Giovedì con Renzi, promesso? Sì, facciamo una canzone su Renzi. Allora, ricapitoliamo, cerchiamo di essere chiari. Allora, intanto, dove eravate e dove siete adesso in questo momento? E poi vedremo il clip domani, o perlomeno, insomma, sì, domani mattina vedremo il clip su Facebook. Diteci. Esatto, siamo alla tabaccheria dall'Angela, dalla Cristina Borgatti, qui a Corporeno a 100. Ciao ragazzi! Ragazzi, anche stamattina dobbiamo fare il nostro mitico saluto alla strana coppia, perché per noi la strana coppia è la numero uno. Allora, anche oggi la nostra puntata, come ormai è linea verde, abbiamo il ragno contrarietto. Cosa succede? Che se lo tocchi va tutto al contrario.
è tutto chiuso. Cioè non bisogna toccarlo. Sì, toccato. Io stavolta non lo tocco, non mi fido. No, ma guarda, si, intanto si vede già che scende con la codina. Sì, vedi, c'è la codina, si vede. Stai attento, io so che lo so. Ma Sandro, ma ti è successo qualcosa? Io sono convinto, io non ti vedo mica tanto bene, sai, ma proprio 0000. Ok, di quello che ne si sono stesso che è stesso che è labbro, tutto ne si io, la sei di messo nelle labbro, tutto ne si mamma mia, Sandro, veramente, cioè, secondo me sei molto strano. Scusa, prova a bere un goccio d'acqua. E adesso tu mi metti a boccale del cane borbo, mi è successo qualcosa di terribile, io te lo dico, cioè, mi sembra molto strano. Prova, cioè, prova a accendere una sigaretta, non so, per vedere se funziona qualcosa. Ma è una roba incredibile. Il ragno. Non so, quando devi dire che se andiamo fuori le labbra, lo decimi. Ragazzi, questa esperienza non fatela a casa, non toccate il ragno contrarietto, perché altrimenti questo è quello che succede.